Buonasera e benvenuti all'odierna puntata di Attualità Granata, il radiogiornale di Radio Granata con le ultime notizie dal mondo del Torino FC. La partita Inter-Torino che si disputerà questa domenica sarà diretta da Giampaolo Calvarese. Questa è la notizia di poco fa, con assistenti Barbirati e Schenone, quarto uomo Ghiandai e addizionali Celi e Tommasi. Dunque questa è la terna, ormai dovremmo dire quaterna, sestina di arbitri che saranno i direttori per la partita di domenica. Passando invece alle notizie del campo, una lieta sorpresa arriva da Emiliano Moretti, che come sapete è stato operato non più tardi di 2 settimane fa al menisco, ma in realtà è già sul campo che si allena da un paio di giorni e addirittura si paventa un possibile recupero in extremis. Sarebbe davvero un record incredibile recuperare da un menisco in meno di 2 settimane in pratica. Si paventa un suo utilizzo in extremis, se mai dovessero esserci le possibilità, se sta bene per la partita contro l'Inter, perché davvero il Toro, ora con anche l'infortunio di Giovanni Pasquale, sarà in emergenza completa. Soltanto un difensore centrale di ruolo disponibile, ossia Gonzalo Rodriguez, che peraltro però non gioca da circa 2 mesi e mezzo. Per il resto bisognerà adattare tutti, dunque a partire da Darmian, forse anche Vives, ma di questo parleremo bene domani a Venner Granata. Dunque potrebbe esserci un recupero lampo per Moretti, dunque un suo rientro in extremis, ma sembra davvero difficile, anche perché sarebbe incosciente rischiare la salute del calciatore, la salute a lungo termine del calciatore, per una partita che oltretutto non decisiva per le sorti della classifica granata. Nazionali, il Torino oggi in queste giornate tra martedì e mercoledì ha prestato diversi giocatori nazionali, ovviamente Cerci e Immobile sugli scudi. Cerci ha disputato una settantina di minuti su ottimi livelli con la nazionale, colpendo anche un palo. C'è stato l'esordio anche per Ciro Immobile, che è riuscito già da subito a rendersi pericoloso, ha cercato davvero in quei 20 minuti di mettere in difficoltà la difesa spagnola. Dunque certamente un ottimo esordio per Ciro, che continua il suo ottimo momento di forma, ma anche per Cerci, diciamo, una gradita conferma dopo le ultime prestazioni opache. Quantomeno in nazionale è riuscito a fare bene, dunque adesso ce l'aspettiamo in buona forma, speriamo che possa disputare una buona partita già a partire dall'Inter. Anche Darmian passerà in nazionale, perché la prossima settimana ci sarà uno stage convocato da Cesare Prandelli, e dunque tra il 10 e il 12 marzo ci sarà anche Matteo Darmian, dunque lui che è stato convocato appunto come una serie di altri calciatori appunto a titolo esplorativo, dunque calciatori che verranno valutati eventualmente per una convocazione per i mondiali, semmai dovesse esserci bisogno. Comunque sia un'importante conferma anche per Darmian, che è stato tra i più positivi della stagione finora buona del Torino. Dunque per questa sera è tutto, da parte mia Giacomo Corongio un augurio di buona serata e di buona continuazione.